Buon pomeriggio ragazze. Allora, oggi un po' di video acquisti. Allora, li faccio insieme con perline e gioielli e ho preso un Fireline, questo è un 015 Smoke. Poi ho preso due confezioni di Gem Duo. Queste sono le Gold Splash, queste sono le Lemon Opaque e queste sono invece le Opaque Blu. E questi sono i colori, sono stupende, veramente belle. Con la finitura oro e questi colori opaque. Poi ho preso una confezione da 24 pezzi di Bicono da 4 mm, questi sono i Crystal Aurum, eccoli qui, e sono color oro, stupendi anche questi. Poi ho preso una confezione di perle di Boemia, sono queste qui da 4 mm. E se mettesse a fuoco, ok, e questo è il colore. Sono molto belle. Poi ho preso una confezione da 4 pezzi di rivoli in vetro color acquamarina da 14 mm, eccoli qua. Il codice è questo qui, però non metto a fuoco e non capisco il perché. Eccoli qua. Poi sempre 4 pezzi di rivoli in vetro, questi sono le Yellow Gold, sempre da 14 mm. Questo è il codice, così. E questo è il colore, bellissimi anche questi. Poi ne ho presi anche color peridoto, sempre 4 pezzi, sempre da 14 mm. E questo qui è il codice. Ecco qua. Poi ho preso una confezione di Super Duo Jet, le classiche proprio. Ok, questo è il codice. E queste sono le Super Duo, quelle nere, così. Poi ho preso due confezioni di Rockaille 110, sono le Permanent Finish Galvanized Starlight, quindi due di queste, eccole qua. Poi ho preso una confezione di 80, sempre Permanent Finish Galvanized Starlight. Aia. E una confezione sempre di Permanent Finish Galvanized Starlight di 15-0. Eccole qui. Poi, come omaggio, Graziana mi ha mandato una confezione di Vexolo. Sono le Alabaster Champagne Luster, sono 30 pezzi. Mai provate, grazie per questo omaggino, molto gradito, quindi le proverò. Poi mi ha mandato questo in sostituzione di quello che l'altra volta mi è arrivato, però aveva una parte, insomma, nonostante lei l'avesse imballato benissimo, con la delicatezza che c'hanno nel, diciamo, trasportare le scatole, era arrivata una parte rotta, quindi lei mi ha contattata e mi ha detto che mi lasciava uno di questi espositori da parte e me lo avrebbe rimandato. Infatti così è stato, quindi veramente grazie di cuore Graziana, perché è sempre perfetta, precisa, velocissima in tutto e per tutto, quindi grazie. E questo era il mio ordine da Perline Gioielli. Poi adesso vi faccio vedere. Ho preferito riunire qui, diciamo,
tre ordini, sto aspettando anche un quarto e domani un quinto e un sesto, insomma, guarda un casino. Allora, Sabrina Cristalli, quindi passiamo a Sabrina Cristalli. Sabrina Cristalli ho preso due di questi ovali con cui realizzo gli orecchini Tenerife. Poi ne ho, dunque, ne avevo chiesto un altro colore, però ne è rimasto uno solo. Va bene, ho preso uno e casomai ci farò un ciondolo. Sono gli ovali 18x13, sempre in vetro, ma sono stupendi. Poi, sempre in vetro, ho preso due di questi bianco opale, poi due di questi blu, no blu, diciamo un celeste grigio, insomma, comunque sempre in vetro e color opale, opalescente. Poi ho preso due pezzi di questo rosa, Rosalyn, sempre tutti da 14 mm, e poi sei pezzi di questo, di questi, perché devo realizzare dunque un'altra coppia dei miei Carmela, e con lo stesso modulo devo realizzare anche due collane. Sì, due collane, quindi ne ho presi sei di questi perché così almeno mi rimangono un pochino da parte. Poi ho preso, sempre per la serie Rivoli, ma questi sono Swarovski, il Light Turquoise 14 mm, questo è il prezzo, quello che vedete sulla bustina. Sono splendidi, meravigliosi, non lo so, sono strabelli. Poi ho preso un'altra bustina di 8-0, sempre Permanent Finish, Permanent Finish Galvanized Starlight. Poi ho preso una confezione di 2x2, queste però sono le Neon, non so se sono le Sky Blue, adesso non mi ricordo la colorazione, però sono bellissime, era una vita che le volevo acquistare e le ho prese. E poi ho preso, dovevano essere 10 grammi, infatti ho scritto 10 grammi nei commenti, però si vede che non, o erano terminate, non lo so, comunque mi ha mandato solo 5 grammi, infatti ho dovuto prenderle sempre perché ho delle ordinazioni, un'altra confezione al volo da Hobby Perline, infatti ho fatto una spesa microscopica da Hobby Perline. E queste sono le SO, scusate, Turquoise. Ok, e questo è l'ordine che ho fatto da Sabrina Cristalli. Ora, prima volta che ho acquistato dalla pallina. Quindi vediamo anche insieme l'ordine che ho fatto dal sito La Pallina. Devo dire che, insomma, essendo la prima volta, cercavo delle cose che non ho trovato in giro. Praticamente qui le ho trovate, le ho pagate un pochino di più, però non fa niente, mi servivano come il pane, non potevo andare fino a Milano a prenderle, cioè non sapevo proprio come fare. Allora, un filo di queste gocce, sono meravigliose, sono 15x10 mm, queste sono jet e le ho pagate 3,60 € a filo, è tanto, sì, lo so perché magari. Però sono 50 pezzi all'incirca, però va bene, dai. Poi ho preso questo filo meraviglioso e queste sono turquoise, opaque turquoise, stupende. Poi ho preso quest'altro colore di gocce meraviglioso e questo è, aspetta, ve lo dico subito, opaque blu, sempre 15x10 mm. E poi queste qui stupende sono le White Alabaster, sono stupende. Devo rifare i miei orecchini bonbon che sono terminati tutti, quindi mi sono stati richiesti e allora devo rifare i bonbon, anche se è semplice assemblaggio, però sono stati richiesti e quindi ok. Poi ho preso una confezione di queste bustine trasparenti, sono 100 pezzi, 22, scusate, 22 per 10 centimetri. Pensavo, ho sbagliato, devo prendere un pochino più piccole, vabbè, ci metterò un po' più cose perché devo fare una spedizione,
Insomma, vabbè, c'è un casino da fare. Comunque, va bene. Adesso andiamo avanti perché non ho finito. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ah, ok. Allora, aspettate che tolgo questa. Qui cosa c'è? Aspettate, apriamo qui. Allora, qui cosa c'è? Oh, che carino. Allora, aspettate, facciamo i miei amati. Oddio, guardate, sempre della Swarovski, Majestic Blue da 14 mm. Mi devo realizzare un paio di, cioè, mi ci devo realizzare un paio di orecchini per me. Quindi questi sono la fine del mondo. Questi sono sempre, oddio mio, della Swarovski, i light turquoise. Sono andata in fissa io con questi colori, non ci posso fare niente, ragazze. Poi, non è finita, abbiamo anche questo. C'è veramente una marea di cose perché ho tanti di quegli ordini da portare avanti. Che non so dove, a chi dà il resto, sinceramente. C'è un bordello di cose da fare. Cioè, ma veramente. Allora, meraviglia delle meraviglie queste, che vanno abbinate a queste. Cioè, guardate la meraviglia. Vabbè, comunque, queste sono le Super Duo California Blue. Meravigliose. E se riesco a farvelo vedere il codice, vediamo un po'. Come oggi non vuole mettere a fuoco, a caldo anche il telefono sicuramente. Comunque stupende. Poi ho preso anche una confezione di queste oro, le Full Amber, sempre Super Duo. Non riesco a mettere a fuoco, ragazzi. Comunque, se andate sul sito La Pallina, cercate tra le Super Duo, le trovate. Comunque, sono le Full Amber queste e le California Blue queste. Spettacolari, bellissime. Poi non ho finito, ho preso una confezione di questi mezzi cristalli. Sono da 4 mm, 120 pezzi, matte metallic lava red. Perché devo realizzare sempre gli orecchini Carmela. Quindi poi vi farò vedere. È, diciamo, un'evoluzione del Just For You. Però, siccome sono piaciute tantissimo, le stanno richiedendo. Allora, ok, ho preso anche queste. Poi una confezione di Obeez. Adoro le Obeez. Anche perché devo farvi il tutorial degli orecchini, del modulo che possiamo usare come orecchini o come ciondolo. In cui ci sono le Obeez, sono le Jet e sono 5 grammi. Poi non ho finito. Oh, aspettate, aspettate. Bene, sì, acciaio. Questi sono basi allora, perno. Sì, però hanno, oltre ad avere il disco piatto, hanno anche un anellino sotto. Vediamo se riesco a farvelo vedere ed è comodo. Magari con le creazioni in resina che faccio, metto questo, vedete? Metto questo e qui sotto posso agganciare la parte sotto. Infatti li cercavo, le ho trovate anche da Hobby Perline, però poi ho visto che stavo facendo l'ordine qui, dico non, invece poi ho dovuto fare l'ordine pure da Hobby Perline. Comunque questi sono orecchino perno piatto in acciaio 5 mm con anellino e sono 20 pezzi. Quindi se andate sulla sezione acciaio del sito La Pallina li trovate e sono comodissimi. Poi ho preso sempre in acciaio questi. Vediamo che ci vanno bene questi adesso. Sì. Sono in acciaio e qui devo andare ad inserire questi per farne degli orecchini al lobo. Siccome ho anche della Swarovski i Crystal, ne farò alcuni Light Turquoise e alcuni Crystal e sono stupendi. Anche questi li trovate nella sezione acciaio, perle in acciaio con castone per chaton SS39. Sono 20 pezzi, ho pagato 1,80 euro e anche questi altri 1,80 euro. Bene, ci sono tutti i pezzi dietro, che carino, mi viene raccolta.
Gli chaton li ho pagati 2,50 euro. Le Obid 1,30 euro. 1,80 euro anche i mezzi cristalli. Così ve l'ho detto. Poi le perline Super Duo California Blu le ho pagate 2,50 euro. E le Full Amber 2,20 euro. Poi invece questi qui, gli Swarovski, i Rivoli Swarovski Majestic Blu, l'ho pagati 2,20 euro. E poi ho preso anche catena d'alluminio liscia 10 mm, 1 metro, colore bronzo, e l'ho pagata 2,30 euro. E questa la trovate nella sezione delle catene in alluminio. Se la vediamo insieme, è bellissima anche questa, bella bella bella. Bene, e poi come no, mi hanno mandato due omaggini. Allora, queste sono le Piggy Crystal mezzo mezzo silver. Sono le Piggy carine, non l'ho mai, strane, non le ho mai utilizzate, cioè non mai usate. Queste sono le Piggy comunque. Ah no, aspetta, le pigli, sì, le ho utilizzate, le pigli, sì, ci ho fatto, non mi ricordo, vabbè. E questi sono Jet Azzurro Omaggio, vediamo cosa sono perché non, aspettate, non lo so neanche io cosa sono, adesso le vediamo insieme, sono delle dom. Sì, sono delle dom. Belli. Anche utilizzare così come. Non lo so, però carinissime, belle, grazie. Magari ci faccio un paio di orecchini. Carinissimo. Allora, sono soddisfatta di tutti questi acquisti che ho fatto, anche se devo prendere questo un pochino più piccolo, vabbè, insomma. Comunque, bellissime anche le gocce, soddisfatta di tutto, 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 tutto. E niente, domani mi dovrebbe arrivare, aspettate, un altro ordine, tra poco dovrebbe arrivare un altro corriere. Domani dovrebbero arrivare altri due ordini. E poi posso cominciare a lavorare a tutta l'enormità di cose che mi sono state richieste. Cioè, il bordello, il casino, cioè praticamente non so chi, veramente, niente. E poi devo studiarmi un paio di orecchini per me con queste meravigliose Super Duo e questi stupendissimi Rivoli. Mamma mia, sono una meraviglia. Niente, ragazzi, io per adesso vi saluto. E poi vi farò vedere gli altri acquisti che sono uno un po' di componenti in acciaio, poi vi dirò dove l'ho presi, e l'altro ho fatto un acquisto da Lucia De Luca, sito Fantasy Beats, e poi ho perline, devono arrivare due cose in croce proprio perché comunque mi servono se non posso fare altro. E niente, quindi ragazzi io vi saluto, ci siamo fatti un po' di compagnia, non sono sparita ma ho il casino dappertutto perché comunque sto preparando per un mercatino, che poi non faccio io, però comunque non stanno facendo per me, quindi sto mandando, devo mandare giù la roba, praticamente c'ho un casino tra le varie ordinazioni. Va bene, ok, io con questo vi saluto. E spero che tutti questi acquisti comunque, vi possano piacere e potete trovare insomma tutte le varie cose che vi ho elencato, Perline Gioielli, Sabrina Cristalli e dal sito La Pallina. Ok ragazze, quindi ai prossimi video acquisti e poi dopo ci metteremo a lavorare per i tutorial e le creazioni da mandare via. Ok ragazzi, un bacione e buon pomeriggio. Ciao a tutti.